secondo me il dato più caratterizzante del rapporto fra i candidati e la rete in queste elezioni è stato il rovesciamento dei rapporti di forza, cioè fino a prima di queste elezioni si pensava, la maggior parte di coloro che gestiscono l'immagine dei politici in rete pensavano che facendo un sito, facendo dei siti per i politici molto belli, molto grandi, molto potenti, con tanta interattività eccetera, ci fosse in qualche modo la possibilità di dirigere, no? Di dirigere la rete, di convincere la rete, di muoversi, come dire, in modo positivo nei confronti degli utenti. Invece queste elezioni hanno dimostrato che esiste una moltitudine, no? Io la chiamo una nuvola, una moltitudine, una massa, una quantità di contenuti che vengono messi da singoli internauti, ciascuno dei quali singolarmente non ha la potenza del sito del candidato, ma che messi insieme dirigono loro l'agenda elettorale online, cioè quello che è successo con i Matti Quotes, piuttosto che con il caso di Succate, piuttosto che con i vari video virali che sono circolati, il mondo di Pisapia, eccetera, eccetera, dimostra che a dirigere la campagna elettorale, a definire il successo o l'insuccesso di una campagna elettorale online, oggi conta molto di più il crowdsourcing, cioè la quantità di contenuti diffusi dagli utenti o da singoli internauti che appunto immettono i loro contenuti, vuoi satirici, vuoi umoristici, vuoi critici, eccetera, che non il singolo candidato, che si ritrova un po' come un canoista in mezzo alle rapide, cioè deve cercare di gestire una situazione che viene creata da altri. Beh, il web, secondo me, più che dimostrarsi pro-Pisapia, il web è stato fin dall'inizio anti-Moratti, e questo dipende in buona parte dalla cattiva reputazione che la Moratti si era costruita online con sapienza suicida fin dal 2005. Pisapia in qualche modo si è trovata la campagna elettorale fatta, è fatta da altri, cioè che è stata straordinario la fortuna anche che ha avuto lui, per cui non aveva quasi bisogno di una redazione che comunicasse online, perché la comunicazione online gliela facevano i suoi lettori.